Nell'ultimo video su Paolo Dybala vi abbiamo chiesto chi avreste voluto nel prossimo approfondimento. Ci avete invaso di commenti, ma è stato un plebiscito per l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. E allora, noi abbiamo studiato e oggi vi portiamo 33 figate che forse non sapevate su Lautaro Martinez. Se nasci a Bahia Blanca, a pochi chilometri dal confine con la Patagonia, è impossibile anche solo immaginarsi uno sport diverso dal basket. Lì infatti sono nati Manu Ginobili e il Puma Montecchia, due leggende assolute della pallacanestro mondiale. Anche il piccolo Lauti cominciò giocando a basket, per la verità fino a 14 anni, quando il padre lo mise di fronte ad una scelta, calcio o basket. Lui per fortuna scelse la prima opzione ed entrò nell'inferiores del Club Liniers de Bahia Blanca. Una delle squadre in cui ha giocato anche il padre Mario, ex esterno sinistro con grande gamba ma poco fiuto per il gol, arrivato però fino alla seconda serie argentina. Si è ritirato, pensate, nel 2013, solo due anni prima dell'esordio da professionista di Lautaro. Difensore centrale, terzino, poi alla destra e soltanto infine attaccante, la metamorfosi del ruolo di Lautaro è veramente stranissima e non ricorda nessuno dei suoi idoli. Ha dichiarato di aver studiato tanto Luis Suarez, nel giro di poche settimane lo ha incrociato tre volte, nel 2-2 fra Argentina e Uruguay in nazionale e in Champions League, nel doppio confronto, per lui sfortunato, contro il Barça. Gli altri suoi modelli sono stati Radamel Falcao e Dario Kvitanic, bomber proprio del suo Racing de Avellaneda. Al primo anno col Club Liniers fa un altro sport rispetto ai compagni, segna caterve di gol e lo nota Fabio Radaeli, allora coordinatore delle giovanili del Racing. In una bellissima intervista al giornale Bahiense La Nueva ha dichiarato di aver saputo che Lautaro nei giorni successivi avrebbe sostenuto due provini, uno con il Vélez e uno con il River. Appena tornato a casa chiamò il presidente e lo obbligò a comprarlo subito. Lautaro non sostenne mai quei due provini. Nella pensione di Avellaneda vive momenti molto difficili. Dopo poche settimane è disperato, vuole tornare a casa. Sono 29 ragazzi provenienti da tutta l'Argentina. In camera dorme con altri 4. Loro oggi hanno smesso, ma Lautaro ne è legatissimo, perché lo hanno aiutato in un momento molto complicato. Nelle giovanili del Racing brucia ogni tappa, segna 53 gol in 64 partite e a 16 anni gioca già in riserva, praticamente la nostra primavera. Tutti in Argentina parlano del Toro de Bahia Blanca. Lo vuole mezza Europa, dopo la stagione d'esordio in primera arriva il Real Madrid, che gli propone un contratto con il Castiglia, la squadra B del club. Lui è sicuro di sé e pensa di valere di più. Aspetta un anno e arriva la chiamata del Cholo Simeone, che in un'intervista dice: manca solo la firma, stiamo lavorando per portarlo all'Atletico il prima possibile. Qualcuno in Argentina racconta che ci fossero le visite mediche già fissate. Sembrava fatta, davvero, ma poi avviene qualcosa di magico e speciale. In squadra con lui c'è un certo Diego Milito, che lo prende sotto la sua ala e in spogliatoio dopo ogni allenamento gli comincia a raccontare dell'Inter del triplete. 31 ottobre 2015, Racing e Crucero del Norte, minuto 79. Esce Diego Milito dopo una doppietta e con la curva che canta «Milito hai uno solo» ed entra con il numero 32 Lautaro Martinez, esordio assoluto fra i professionisti per il Toro. Il passaggio di consegne nella storia dell'Inter avviene a 11.200 km di distanza da San Siro. Lautaro, il prescelto da Diego, l'uomo dei sogni, l'uomo del triplete. Oltre ai gol segnati, ciò che lo rende speciale è la lettura delle situazioni di gioco. Percepisce la sua posizione in campo durante un'azione offensiva in base a quella dei suoi compagni. Si smarca nelle zone calde in modo letale. Tutte caratteristiche che uno sport come il basket, basato sui movimenti senza palla, se praticato fin da piccolo, se vissuto nell'anima, ti insegna. In un'intervista a Il Grafico ha infatti dichiarato di guardare ancora oggi più partite di basket che di calcio. Paragonare Lautaro a qualcuno è praticamente impossibile, ed è questo che lo rende speciale. Ma se ci sforziamo di trovare un giocatore simile a lui nei movimenti, nella conduzione palla al piede, a noi viene in mente Rodrigo Palacio. Guarda caso, il calciatore bahiense in attività più famoso insieme al Toro. Un'altra caratteristica impressionante di Lautaro è la capacità di concentrazione per 90 minuti. La psicologa delle giovanili del Racing, Cecilia Contarino, ha organizzato per anni un test di concentrazione per tutti i ragazzi delle inferiores, che consisteva nel trascrivere in ordine progressivo 100 numeri assegnati in disordine, mentre si è sottoposti a varie distrazioni. Lautaro è stato il migliore di sempre in quel test. Andava molto bene a scuola, i suoi genitori infatti l'hanno sempre considerata al pari del calcio. Finite le superiori, ha addirittura pensato di iscriversi a medicina, aveva il sogno di diventare nutrizionista.
Poi però ha deciso di concentrarsi solo sul calcio. Nella terza partita da professionista contro l'Argentinos Juniors rimediò nel giro di 2 minuti da subentrato 2 ammonizioni. I tifosi lo massacrarono e fu costretto a chiudere ogni account social. È completamente ossessionato dal suo fisico, lo cura in ogni dettaglio. Pensate che a soli 20 anni ha chiesto al suo agente, Rolando Zárate, sì, il fratello di Maurito, di trovargli un nutrizionista personale che costruisse un tempio sacro intorno al suo talento. È soprannominato El Torito per la sua forza fisica, la sua irruenza. Fin da piccolissimo ha sempre buttato giù tutto quello che si metteva in mezzo fra lui e la porta. Ha esordito in nazionale il 27 marzo 2018 al Wanda Metropolitano nell'amichevole fra Spagna e Argentina, finita 6-1 per le Furie Rosse. È entrato fra i preconvocati del Mondiale in Russia, ma poi escluso dalla lista dei 23 da San Paoli, scatenando l'ira degli argentini che lo volevano a tutti i costi. Nell'ultima stagione al Racing, quella del 2017-18, a soli 20 anni ha giocato 5 volte con la fascia da capitano al braccio. Personalità. Nel febbraio del 2018 segna 2 triplette in 20 giorni, una all'Huracán in campionato e una al Cruzeiro in Copa Libertadores. Carlos Tevez resta impressionato e in un'intervista dice: "Ricorda me alla sua età, è il giovane argentino più forte in circolazione, farà impazzire l'Inter". Per ora la fascia non ci aveva visto male. In quella stagione è stato eletto miglior giocatore del campionato da ESPN con il 55% dei voti, un plebiscito. L'Inter lo ha acquistato per 28 milioni di euro, inserendo nel contratto una clausola da 111 milioni. Pier Ausilio si è rinnamorato di lui nel 2017, durante il campionato sudamericano Under 20. Lautaro era stato capocannoniere con 5 gol in 9 partite. Ha dichiarato che se affronta un difensore per la prima volta, può passare anche ore a studiarlo su YouTube, per capire le debolezze e dove colpirlo. Il presidente del Racing de Avellaneda, sua ex squadra, ha dichiarato in una recente intervista: "Lautaro è l'erede naturale di Leo Messi". Dopo la partita, la prima persona che chiama è suo padre Mario, sempre. A volte restano anche 1 ora al telefono per commentare la prestazione e capire cosa migliorare. Ragazzi, queste erano le 33 figate su Lautaro Martinez. È importante. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ma soprattutto diteci chi vorreste che raccontassimo nel prossimo video. Noi veniamo qua, studiamo come sempre e vi raccontiamo tutto.